mannaggia. Buongiorno, ciao Marci. Buongiorno. Ciao Nadia, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lollo, Lollo Reggia, grande Lollo. Buongiorno. Aspettiamo un minutino che si colleghino. Ciao Paola. Oppala. Allora, siamo pronti? Da Formentera. Ciao Formentera. La Sabri, la zia. Ciao Sabri. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi state collegando tutti. Bene, allora, è quasi orario, sono le 11. Adesso cosa facciamo oggi? Cosa vi serve? Il materassino e un cuscino morbido da mettere sotto il ginocchio per alcuni esercizi. Ci sta salutando la Sabri, ciao. E per alcuni esercizi che andremo a fare in ginocchio. Oggi faremo una lezione che ho chiamato floor. Abbiamo fatto anche la settimana scorsa, che vuol dire fluido, tutto in movimento, senza mai fare pause. Quindi faremo tutti gli esercizi uno legato all'altro. Mi raccomando, una raccomandazione generale sono: se non riuscite a fare un esercizio, vi faccio vedere sempre una parte scalata. Fate la parte scalata, non andate a sovraccaricare troppo le strutture, soprattutto quando siamo in posizione quadrupedica o in plank. Se avete male alle spalle, appoggiate, ciao Mirko, appoggiate l'avambraccio. Oggi sarà una lezione appunto fluida, in modo tale da coinvolgere tutto il corpo da capo a piedi. E adesso andiamo. Aumento un po' la musica. Penso da sottofondo, eh. Cosa dite? Ah no, niente. Ok, andiamo. Ci sdraiamo pancia su. Vi mettete in posizione comoda, sacro in appoggio, scapole appoggiate. Da questa posizione andiamo a scaldare un po' le anche, fletto le ginocchia al petto e faccio una flessione delle ginocchia e torno. Fletto e torno. Movimento morbido, sollevate appena appena il sacro, fuori l'aria e torno. Ancora due volte. Ora facciamo dei cerchi con le ginocchia. Apri, chiudi. In un movimento prendi l'aria, nell'altro fuori l'aria. Cambia giro dall'altra parte. Ora proviamo un po' di coordinazione, movimento a 8 delle ginocchia. Un ginocchio va in un senso, l'altro ginocchio va nell'altro. Sto solo immaginando quello che state facendo. Un ginocchio va in un senso, l'altro va nell'altro. Movimento a 8, sdraiato sul soffitto l'8. Ancora 4, ancora 3. Ancora due e adesso facciamo il contrario, cambia movimento 8 dall'altra parte. Respirate. Ancora 4, ancora 3, ancora 2 e l'ultimo. Appoggio i piedi a terra. Sento bene i piedi appoggiati e in spinta a terra, le mani le spingo in avanti in modo tale da tenere le spalle lontane dalle orecchie.
Da questa posizione spingo a terra con i piedi, sale il bacino in ponte, fino ad arrivare dietro le scapole. Non vado oltre perché sono carico il tratto cervicale. E poi scendo. Ponte, bridging, salgo. Sento le scapole appoggiate. Mi soffermo un attimo su e poi scendo. E ancora, sali. E scendo. Quando salite muovete prima il sacro, staccando vertebra dopo vertebra, spingendo le ginocchia in una direzione e la testa nella direzione opposta. Quando scendete scende la vertebra dietro le scapole, poi quella dopo, poi quella dopo, articolando la colonna lentamente, ancora due volte così, fuori l'aria quando sali, stai fermo su, prendi l'aria, fuori l'aria quando scendi. Occhio a non modificare il tratto cervicale quando scendete. Sali fuori l'aria. Prendi l'aria, stringi forte i glutei. Scendi fuori l'aria. Porta le braccia a soffitto. Tieni le scapole giù, fai la stessa cosa. Sali fuori l'aria. Scendi. Sali, abbiamo aumentato la velocità, fuori l'aria quando sali, prendi l'aria quando scendi, tieni le scapole giù, fuori l'aria, aumentiamo la difficoltà portando le braccia sopra capo. Quando avete le braccia distese sopra capo, la vostra testa, le vostre spalle devono stare giù. Guardate, se fate questo non va bene. Tornate a mettere le mani su, sali, scendi, testa e scapole sono ferme, sali, abbassa le braccia, scende il bacino, salgono le braccia, vai, sali, abbassi le braccia, scende il bacino, salgono le braccia, ancora due volte. L'ultima volta, lascia giù le braccia, scendi con la colonna lentamente, afferra le ginocchia, tira il petto tre volte. Vieni su con il busto, angolo retto con le gambe. Entrambe le mani afferrano un ginocchio e lo trazionano al petto, l'altra gamba distesa. E poi cambio, 8 volte, vai, fuori l'aria, addominali, fuori l'aria, ancora 4 volte, ancora 3, se è troppo metti le mani dietro, ancora 2, l'ultimo, afferra le ginocchia, estendi, afferra le ginocchia, estendi, afferra le ginocchia, estendi, ancora 1, riposati, appoggia, braccia lungo i fianchi, solleva il bacino, ponte, mentre abbassi il bacino solleva le braccia, vai, continua, 5 volte, 1, scendo, 2, scendo, tieni ferma con la testa, 3, non divaricare le ginocchia, respira, 4, l'ultimo, lascia giù le braccia, fa scendere solo la schiena, fletti il busto, vai su a 90 con le gambe, estensione della gamba, 8 volte, 1, cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entrambe le gambe, entrambe le braccia, se è troppo lascia le braccia qua, 2, 3, 8 volte, 4, 5, 6, stringi tutto, 7, rimani,
4, 3, 2, riposa, afferra le ginocchia, porta il petto, solleva un po' il sacro, ancora due volte, poi lo ripetiamo l'ultima volta, fuori l'aria, appoggia i piedi a terra, braccia lungo i fianchi, solleva il bacino, sali, mentre abbassi il bacino solleva le braccia, e vai di nuovo. Sali, ancora, ultime due volte, poi andremo su, busto flesso con le gambe su per estendere la gamba, lascia giù le braccia, solleva, 8 volte, vai, 1, 2, la zona lombare deve stare a terra, 5, 6, 7, 8, ti fermi, estendi, 1 e giù, guarda l'ombelico, 3, 4, 5, 6, 7, ti fermi, rulla sul lato sinistro, ti fermi lì, stai lì, spingi per terra col braccio sinistro, piedi uniti, staccati da terra, le braccia tirano. Stabilizzazione laterale. Cotoletta. O giro arrosto, come dice la Marci. Torna. Afferra. Stendi. L'ultimo pezzetto, così lo imparate. Ruota. Stai lì. Stabilizzazione decubito laterale. Devi stare lì sull'ascella, sul fianco sinistro. Sulla parte laterale della coscia sinistra, torna, afferra, altre due volte sempre a sinistra, sali, mantieni la posizione che era l'ultimo che abbiamo fatto, stringi gli addominali, vai, stai lì, mantieni la posizione, 3, 2, torna, lo rifacciamo l'ultima volta. Sali, vai, sul fianco sinistro, guarda avanti, la testa in mezzo alle braccia, non in avanti, se no perdi l'equilibrio, stringi il culo, gluteo, torna, abbiamo due lati, lo dobbiamo fare anche dall'altra parte, 4 volte sul lato destro, sali, le mani possono stare anche così nel primo momento, poi si distendono, stai lì. Il braccio destro spinge per terra, torna, riprova per imparare bene il movimento, su, o così, ruota, le gambe sono lievemente in diagonale, gluteo, gambe dure, torna, riposa, ancora 2 volte, vai, stendi, mantieni la posizione, rotola, stai lì, i piedi spingono da una parte, le mani dall'altra, torna, l'ultima volta, vai, stai lì, rotola, mantieni la posizione, dobbiamo ricominciare da capo, vai, afferra le ginocchia, portala al petto, solleva un po' il sacro, ancora 2 volte, dopo c'è il ponte, respira, appoggia i piedi, braccia lungo i fianchi, radica al suolo i piedi, vai, spingi, scende il bacino, salgono le braccia, vai, l'ultimo, lascia giù le braccia, scende il bacino, fletti il busto, angolo retto, 8 volte stendi le gambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entrambe le braccia, entrambe le gambe, 1, 2, devi rotolare a sinistra dopo, 3, ancora 4, respira,
controlla il tuo corpo, torna al centro, fletti, stendi, vai a destra, stai lì, torna al centro, fletti, vai a sinistra, rimani questa volta a sinistra, aggiungiamo un pezzettino, appoggia il ginocchio sotto, appoggia il gomito, gomito, anca, gomito sinistro, anca, sinistra, piede, destro, sali, posizione side, solleva il braccio, allunga, fai una bella C con la colonna, una semiluna, abbassi, bacino giù, sollevo. Devi spingere talmente tanto con il gomito di sinistra e con la mano che la tua colonna si incurva. Stretch. E devi toccare con la mano quasi, eh? Mi raccomando, la spalla non vi staccate, ragazzi, abbiamo fatto ieri. Ovviamente il piede destro scivolerà. Quando allungate un po' si sposta, vi aiuta. Ora rimani su, posizione di stella quasi, perché abbiamo una gamba flessa. Mantieni la posizione, stabilizza. 4, 3, 2, torna. Piega le gambe e vai dall'altra parte. Dopo lo dovremo fare dall'altra parte, io ve lo faccio vedere di faccia. Dopo avrò la schiena. Gamba destra, gamba sinistra tesa. Spalla, allungo, torno, guarda la mia spalla, non si stacca, vai, allungo, 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 forza il braccio di sinistra, vai, lungo, dopo lo farai con la faccia dall'altra parte, eh? È sempre uguale. Vai, allunga, devi toccare quasi con la mano sinistra, mi raccomando la spalla, spingi con quel ginocchio, rimani, solleva la gamba, allinea il braccio con quello sotto, rimani, 4, 3, 2, chiudi e ti rimetti sdraiato, pancia su, tutto insieme, eh? Prendi fiato, vai, ginocchia. Appoggia i piedi per fare il ponte. Solleva. Solleva le braccia mentre scendi. L'ultimo. Lascia giù le braccia, scendi con la schiena. Fletti il busto. Vai, 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rimani entrambe le braccia, entrambe le gambe. 1, 2, 8 volte. 4. Stringi tutto, 5, guarda l'ombelico, 6, 7, l'ultimo rimani, rotola a sinistra, stai lì, stai lì, dopo dovrai appoggiare il gomito sinistro, stai lì, 4, 3, piega la gamba sinistra, appoggi il gomito, vai, semiluna, giù, vai, allunga, 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 l'ultimo, rimani statico, stella, quasi stella, rimani, dobbiamo andare dall'altra parte, 4, 3, siediti, vai giù, mica ti faccio andare dall'altra parte così, 8 volte, estendi le gambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sistemati! Rimani su! Stella! Mantieni la posizione! 4, 3, 2, gira! Vai in quadrupedia! Ci siamo? Adesso facciamo la seconda parte. Allora, da qua stendo le gambe, spingo con le braccia, stendo l'altra, mantengo la posizione di plank, riappoggio, stendo, stendo, appoggio, appoggio. Cosa si muove? Interrogazione a scuola, cosa posso muovere? Risposta, professoressa, posso muovere solo le gambe. Se invece muovo tutto il corpo, sto facendo un altro esercizio, ok? Quindi muovo solo le gambe, in questo caso estendo, stendo. Solo 4 volte, 4, torno, solo 3, non mi devo muovere con le spalle, solo 2, all'ultimo rimango in posizione plank. Rimani, apri il braccio destro, guardalo, fai ciao, torna, sinistro, guardalo, destro, guardalo, sinistro, torna, e adesso giù, estendi, torna, le mani spingono, il gomito va giù, estendo, le ginocchia rimangono in appoggio. Sto morendo di caldo, ho chiuso le finestre. L'ultima volta. Appoggia le dita dei piedi. Vai indietro. Vai avanti. Vai indietro. Vai avanti. Vai indietro, se mi stai sbagliando i piegamenti mi arrabbio. Rimani. Torna a fare. Quadrupedia. Estendi la gamba. 4 volte. 3 volte. Ancora 2. Controlla il tuo corpo. L'ultimo. Rimani. Apri il braccio destro. Guardalo. Sinistro, destro, sinistro, effetto piegamento, swan, estensione, 4 volte, piano, se questo è troppo fai questo, 2, 3, 4, appoggia i piedi, sali, 4 volte, 3 volte, 2, rimani indietro, prendi il tuo materassino se ti serve, il tuo cuscino, appoggia il ginocchio sinistro, gamba destra avanti, mano sinistra a terra, cerchi col ginocchio destro. Io mi giro per farvelo vedere di fronte, voi rimanete lì, tanto vi dovete solo guardare. Dovete mescolare la polenta. Guardate l'anca, dentro, intrarotazione, extrarotazione. Il piede fa perno, porto il ginocchio dentro e fuori. Non esagerate, eh? Non è che può fare tanto questo aggiramento di polenta. Cambio giro. Il piede rimane a terra. Ancora, sto parlando di caldo. Rimanete in stretch, state lì. Adesso andremo a lavorare con la gamba posteriore. Occhio, fletto, appoggio il collo, fletto, piano,
perché se date un impulso troppo rapido, fate un crampo. Ok? Spingo il pube avanti. Guarda la mia mano destra. Guarda il piede dietro. Guarda la mano destra, piede dietro. Vai. Facile, ma abbastanza impegnativo per gli ischiocrurali. Quindi occhio ai muscoli posteriori. Ancora due. Lo scopo di questo è che devo andare ad afferrare, perché sennò che lo faccio a fa? Devo aprire il petto per riuscire ad afferrare. Afferra. Stai lì. Apri il petto. 4, 3, 2, appoggia delicatamente, cambia gamba, gamba sinistra avanti, appoggia la mano, ruota, gira la polenta, mi raccomando, il ginocchio deve essere sopra la caviglia, non oltre, eh? In realtà ci va sopra la punta e poi torna, sopra la punta e poi torna. Cambia giro dall'altra parte. Scusate, apri una finestra. Apri, chiudi, gira, gira. Ma morivo. Vai tu gamba. No, rimani, dobbiamo andare a lavorare sulla gamba dietro, fletti, torna, fletti, piano, parte piano il movimento, perché sennò vi prendo un crampo, continua a spingere avanti, il piede che sta avanti non è che sta fermo lì, spinge, distendi bene il braccio sinistro, lo guardi e vai a toccare e torni, devi ruotare tutto il corpo, aprire il tronco, occhio, fatelo piano, se non ci arrivate ci arriverete, ancora due, l'ultimo afferro, apri, cosa vuol dire apri? Che spingo per terra con la mano destra e ruoto il tronco per guardare il soffitto. Rimani. 4, 3, 2, vai in quadrupedia. Tieni il tuo cuscino perché lo dovrai rifare. Te lo ricordi primo? Te lo ricordo io. Stendi, stendi, torna, torna. Stendi, stendi. Torna, torna, stendi, stendi, l'ultima volta, stendi, rimani, braccio destro, apro, stanno derubando, apro, torna, apro, torna, apro, piegamento, giù, estendo, torna, estendo. Torno, un allarme suona, estendo, torno, estendo, riappoggio, vado dietro, torno, vado dietro, torno, vado dietro, l'ultimo rimango dietro, se necessario prendo il cuscino, porto avanti la gamba, destra, cerchio, dentro, l'ultimo, dall'altra parte, cerchio, rimani avanti, stendi braccio destro, vai, tocco,
Sono 5, 3, 4, 5, mi fermo, stendo il braccio sinistro, piano, guarda il piede. L'ultimo, rimango, apro, stai lì. 4, 3, 2, appoggia, ti siedi sui talloni, allunga, occhio, sali, porta su, stufati, scendi, sali, porta su, stufati. Dietro, 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 scendi, sali, apri, apertura, stringi il gluteo, chiusura, di nuovo, sali, stringi il gluteo, perché sennò inalti troppo, spingi le braccia, tuffati. Altre due volte, su, apri, stendi le braccia, palmo della mano che si guarda, torna, l'ultimo, su, apri, stringi il gluteo, torna, sali al centro, appoggia la gamba destra fuori. Mantieni la posizione, apri bene le braccia fuori e vai a destra, torna, a destra, cosa devi sentire? Tirare il lato sinistro, braccia fuori e allungare l'adduttore di destra, ok? Ancora, ancora due. L'ultimo, torna, scendi, ginocchio, vai giù, sali, estensione, torna, estensione, stringi il gluteo, flessione, estensione, apri il petto, spingi le braccia, torna. Questo serve per migliorare l'overhead. Apri. Torna. Sali al centro, stendi la gamba a sinistra. Vai, scendi col bacino. Torna. Scendi. Torna. Ancora, scendi. Torna. L'ultimo. Ritorna in ginocchio, fletti il busto, sali, spingi indietro le braccia, giù, sali, stendi la gamba destra, solo due stavolta, vai, devi andare a toccare con la mano sinistra il piede destro, sto scherzando, se ci riuscite bravo. Cambio, vai al centro, scendi, sali, spingi le spalle, stringi il culetto, scendi, l'ultimo, stendi la gamba sinistra, vai, devi andare a toccare il più giù possibile. Chiudi e ti siedi, incrocia le gambe, la gamba destra sta davanti alla gamba sinistra, non sopra, davanti, ok? Quindi non è incrocia le gambe, ma tieni la gamba destra davanti. Se è difficoltoso, metti un cuscino
sotto il sedere, sotto gli ischi, ok? Appoggio le mani in avanti e cammino avanti e sali. Di nuovo, cammina avanti. Hai la gamba destra davanti alla sinistra. Quando cammino avanti con le mani devo cercare di andare sempre più avanti e tornare indietro. Sentirai un lavoro sulle anche, soprattutto sull'anca destra. Ora rimani avanti con le mani, le vedete le mani? Lì, in questa posizione non sei molto avanti, sei a ragnetto con le mani. Inizia a camminare a ragnetto su un lato, lato sinistro, lato destro. Vai, lato sinistro, lato destro. Torna indietro. Se fa male il malleolo qua sotto, mettetelo bene con un cuscinino, con qualcosa, mettetelo arrotolato, perché dà un po' fastidio, ok? A me non succede, però può succedere. Via, cammino avanti, vai su un lato, allunga bene, vai sull'altro. Devi proprio sentire che c'è una limitazione, a un certo punto non ci vai più lì, lì devi lavorare. Sposta, sposta e poi torni. Lungo, 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 vai, arrivi fino a un certo punto, no? Senti che non ci va, tu piano piano col respiro, non come sto facendo in apnea, provi ad andare più in là. Vai. Torna e sali. Sposta la gamba sinistra davanti alla destra. Potrebbe essere, come succede a me, che una sta più su dell'altra, eh? C'è un blocco articolare. Vai avanti, cammina dolcemente e torna. Vai avanti e torna. Ancora avanti. Vai sempre più avanti in questo esercizio, dopo rimarrai con le dita in appoggio. Rimani in avanti, le dita a ragnetto, inizia a spostarti sul lato. Arriva al lato massimo che puoi, ti fermi, treccia e poi cambi. E vai dall'altra parte. Vai, cambio. Torna. Rimani al centro, torna su. Di nuovo, scendi avanti. Allunga bene. Vai, laterale. Stai lì. Poi cambi. Poi cambi. Cambio l'ultima volta. Vai al centro e sali. Distendi le gambe. Sempre se non riesci a tenere gli ischi in appoggio, metti un cuscino sotto il sedere. Gli ischi sono le roccette del sedere. Quindi solleva con la manina il gluteo, lo sposti per sentire gli ischi. Da questa posizione schiena dritta, piede a martello, vado giù col piede a martello, salgo con la punta in estensione. Flessione, estensione. Flessione, estensione. Apri come prima che abbiamo aperto, ricordi? Vai! Se non arrivi alla punta del piede ti fermi prima, ma spingi il pollice, ok?
quando apri verso dietro. Vai! L'ultimo. Porta le braccia avanti, snocciola la colonna verso dietro, piano piano, piano piano, piano piano. Scendi giù. Distendi le braccia. Piano piano sali. Piede a martello. Fletti il busto. Ripeti. Salgo. Uno. Giù. Quattro volte. Due. Giù. Tre. Giù. Quattro. Giù. Rimani su gambe tese. Lo devi fare lentamente. Piano. Guardami piano. Stai lì. Usa l'addome, fuori l'aria. Tieni la spina giù, stendi. Piega le gambe. Porta giù le braccia. Sollevi, facciamo l'ultimo esercizio, le gambe. Afferra all'interno il piede. Spingi giù il sacro, divaricate le gambe un pochino, rimani in quella posizione, spingendo le ginocchia verso fuori basso, usando la spinta delle braccia. Respirate, rilassate il sacro, rilassate il muscolo di pavimento pelvico in questa posizione qua. Respirate profondamente portando l'aria verso la zona lombare quando inspirate. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Ultimo. Unisci le gambe, unisci le ginocchia, tira il petto come abbiamo fatto all'inizio. Tira l'ultimo e giù. E rilassa. E stop. Ok, potete rimanere sdraiati se volete, eh? Oppala! Ci siamo? Come siamo andati? Qualcuno mi risponde? Datemi sempre qualche feedback, qualche risposta, cioè, essendo che io non vi vedo, tutte le proposte che facciamo io e la Marci sono unidirezionali, cioè io vi propongo questo, non so se vanno bene per tutti. Quindi ogni tanto, bellissimo, grazie Sabri, ogni tanto, una volta a settimana, diteci che sensazioni avete, se quello che vi proponiamo funziona. Più o meno facciamo sempre gli stessi programmi, in modo tale da farvi un po' alla volta progredire. Però essendo che non vi vediamo, se ogni tanto ci dite come state, se la vostra schiena sta meglio, da Dio mi è scrocchiata la schiena, molto bene Nadia, se... io non riuscivo a prendere la gamba dietro, vuol dire che hai molta muscolatura, la muscolatura anteriore è molto accorciata, ci devi lavorare con calma, anche con posizione di stretch statici normali. Non è un problema se non riuscite ad afferrare la gamba dietro quando siete qua, questa è una posizione veramente impegnativa, quindi bisogna lavorarci, poi dipende anche da vari fattori, ginocchia anche e cose del genere. Con l'ultima posizione ho avuto un po' di problemi, quella è una posizione di apertura delle anche, quindi ogni tanto lo stesso per me, mi sono aiutata con il cerchio, brava, ecco quello può essere un aiuto, nell'ultima quella con le gambe su, presumo, può essere un aiuto, se non riuscite basta solo flettere di più le ginocchia, cioè invece di stare adesso metto così, no?
penso che sia questa l'ultima posizione. Piegate le ginocchia, dovete arrivare qua. Poi da qui, piano piano, piano piano, cercate di aprire. Ok? Non è necessario stare lì impiccati. State dove arrivate. Poi se arrivo qua, farò questo. Poi piano piano afferrerò qua fino ad arrivare su. Oppure vi aiutate come ho fatto la Sabri con un cerchio. Quindi, stavo dicendo, se riuscite mandateci un po' le vostre sensazioni, le vostre miglioramenti, problematiche, così io riesco poi ad adattare un po' la lezione anche a voi. Detto questo, oggi pomeriggio vi aspetta la Marci alle 5:30 e con me invece domani. E io vi auguro una bellissima giornata, qui c'è anche sole oggi, quindi prendiamo un po' di sole e scrivetemi. Ciao ragazzi, ciao Marci, ciao a tutti!